Passiamo adesso alle meccaniche del gioco che sono peculiari di Commander Legends. Allora, la prima è Miriade. Miriade cosa significa? C'è scritto sulla carta qua, però ve lo dico perché è importante saperlo. Praticamente ogni volta che questa creatura attacca, per ogni avversario che non sia il giocatore in difesa, si crea un token, quindi una pedina, che è una copia di questa creatura, che è tappata e attaccante. E poi a fine combattimento questo token si esilia. Cosa significa questo? Che io posso lanciare, in questo caso i Tabaxi Toucaneers, contro un avversario, che magari non ha in quel momento un difensore volante, e creo una pedina che va ad attaccare l'altro player o gli altri due player. Diciamo, Miriade è molto forte nel gioco a 4, nel gioco a 3 forse è un po' meno forte, però è una cosa da sapere. E soprattutto poi ci sono delle carte che hanno degli effetti quando entrano in gioco. Quindi se io creo due copie o una copia, vado a raddoppiare questi effetti. Non so, per esempio questa One Shaper Planetar. Quando entra in gioco, per ogni creatura attaccante, puoi riselezionare quale giocatore vuoi. Insomma, ci sono delle possibilità. Miriade comunque è abbastanza peculiare del bianco e del rosso come tipi di colore. L'altra, come si può dire, l'altra meccanica che è importante conoscere è questa del God, che in italiano è spronare. E se lo cerco, ok. Ci sono delle carte che leggono Goded, in questo caso qua, oppure God Target Creature, come per esempio gli Impetus, che ce ne sono più o meno uno per ogni colore, in questo caso Shiny Impetus. In questo è per esempio un incanta creature, metto +2/+2 a una creatura bersaglio ed è spronata. Spronata cosa significa? Che è tanto costretta ad attaccare se può farlo, e poi che deve attaccare un giocatore diverso da quello che l'ha spronata. In altre parole, giocatore A mette un ciccione che mi fa molta paura, io gli sbatto addosso questo Shiny Impetus, questa creatura non mi può più attaccare, anzi, è pure costretta ad attaccare un giocatore che non sono io. Quindi una cosa da sapere perché è abbastanza forte. E c'è addirittura un comandante che funziona a regalare, che è questo qua, Gianni Renicus, funziona a regalare le proprie creature agli altri e fargli attaccare, non me. Nel senso, io comando, ho come comandante Gianni Renicus, tutto il mio progetto è creare dei ciccioni, regalarli e fare in modo che questi ciccioni uccidano a vicenda i miei avversari. L'altra e ultima meccanica che è importante sapere è l'iniziativa. Che cos'è l'iniziativa? Ci sono una serie di carte che leggono quando succede questo, prendi l'iniziativa. L'iniziativa altro non è che la possibilità di entrare in un dungeon, che è un... Che è questo qua, dov'è? L'avevo preparato prima. Eccoti qua. Ecco qua. Quando tu prendi l'iniziativa, entri in questo dungeon. Questo dungeon è una cosa extra tavolo, quindi non può essere distrutto e nessuno ti può far avanzare o indietreggiare se non le carte che dicono prendi l'iniziativa. Ci entri quando e si crea quando uno dei giocatori trova una carta che legge, appunto, prende l'iniziativa, e ogni volta che o un'altra carta ti dice prendi l'iniziativa o nel tuo mantenimento tu hai tenuto l'iniziativa, si avanza di una stanza e le varie stanze hanno vari effetti. Ad esempio, la prima stanza dice cerchi una terra base e te la metti in mano, la seconda stanza si può andare o di qua o di là, quindi o profetizza due o metti due segnalini +1/+1. E poi così via, fino ad arrivare all'ultima stanza che è abbastanza forte.
Perché dice, rivela le prime 10 carte del tuo grimorio, metti sul campo di battaglia una carta creatura scelta tra esse con 3 segnalini più uno, ha antimalocchio, quindi non può essere bersaglio di magie e abilità che controllano i nostri avversari, fino al tuo prossimo turno, poi rimescola. Quindi l'ultima stanza ti dà la possibilità di mettere un bel ciccione, bello problematico, a cui gli avversari difficilmente possono reagire. Quindi, iniziativa. Si prende quando una carta ti dice prendi l'iniziativa, si prende attaccando e facendo danno a un giocatore che in quel momento ha l'iniziativa. Se io ho l'iniziativa e gioco una carta che dice prendi l'iniziativa, avanzo di una stanza. Se durante il mio mantenimento, quindi all'inizio del mio turno, ho l'iniziativa e nessuno se me l'ha presa, vado avanti di una stanza. Quando lo finisco, lo rinizio. Spero che sia easy questo. Nota bene perché c'è l'iniziativa, perché ovviamente è un modo per costringere le persone a non attaccare sempre lo stesso player. Perché se io ho l'iniziativa e all'inizio del mio mantenimento, quindi al turno dopo ce l'ho ancora, vado avanti. Però spoiler, la gente cercherà di attaccarmi per prendersi l'iniziativa. Però prendendosi l'iniziativa si attirerà gli odi degli altri e così via. Basta, questo è quanto.